vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Grazie di tutto. Non c'è nulla da ringraziare. Tra veri amici i ringraziamenti non servono a molto, vero? Bene, io detesto i saluti. Ci vediamo. Addio, Diana. Diego, vorrei stare un po' da sola. Ti dispiace? Mi manchi così tanto. La mia vita non è stata affatto facile senza di te. Stiamo per diventare nonni. Non vedo l'ora di vedere il nostro nipotino. Credo proprio che sarà un maschio. E se sarà così, chiederò ai ragazzi di chiamarlo Tiago. Tu il tuo Tiago non lo hai mai conosciuto. Eppure lui adesso è lì con te. E fra non molto vi raggiungerò anch'io. Oggi ci siamo chiariti con Graziette e con Antonio. Lo so che avrei motivo di odiarli, ma non posso incolparli per aver reso Marta quella che è adesso. Lei non è frutto di una cattiva educazione. Lei è nata malvagia. Abbiamo avuto due figlie. Una è un angelo. E l'altra è proprio un vero demonio. Penso a te ogni giorno, amore. Amore mio, non sai quanto mi manchi. Che parole commoventi, mamma. Diana! Sei sicura che vuoi andare a lavorare oggi? Assolutamente sì, Joao. Te l'ho già detto. Non voglio restare un altro giorno in casa a pensare a quello che è successo.
Certo, ma andare al ristorante non ti farà stare bene. Lo so che ci sono molti ricordi della mamma. Ma preferisco essere occupata. D'accordo, non dico più nulla. Allora andiamo. Se posso viver sem ti, tento fugir, mas eu só penso na hora em que estás aqui. Vai piano. Certo. Non c'è nessuna fretta. Tu sei sempre il capo. E visto che il ristorante è tuo, non c'è bisogno di correre. Arrivi quando arrivi. Sì, lo so. Andrò con calma. Senti, sei sicura che non vuoi che io ti accompagni? È una distanza considerevole. Può succedere qualcosa? No, non è necessario. Va bene, abbi cura di te. Anzi, abbi cura di tutti e sì. Tu. Buon lavoro. Anche a te. A dopo. A dopo. Só penso na hora em que estás aqui. Parti immediatamente. E non richiamare l'attenzione, Osmaro. Questo è un grandissimo errore e la polizia lo verrà a sapere. Tu non mi spaventi con la polizia. Mi darà un piacere enorme ucciderti con questa pancia. Ammazzo due conigli in un colpo solo. Non pensare di cavartela stavolta. La prossima volta che sparerò sarà contro di te. E guarda che ho un'ottima mira. La mamma lo sa. Tu sei un mostro. Siediti. Siediti. Sì, ma adesso che torno a casa, per l'amor del cielo, non dimentichi di bere molti liquidi, non si può disidratare, va bene? E se sente che con questi medicinali non ha miglioramenti, allora mi chiami. È per questo che hai il mio numero, d'accordo? Grazie, dottore. Piacere di averla conosciuta. Arrivederci. Arrivederci. Dottore, la stanno cercando in rianimazione. C'è un paziente in arresto cardiaco. Tu sei pazza! Tu sei completamente pazza! Puoi gridare quanto vuoi, nessuno ti sentirà. Vedi, l'appartamento al lato è vuoto. I vicini di sotto sono andati a lavorare. Finirai male, Diana. Tu morirai da sola. Ma tu morirai per prima, sorellina. E molto presto. E allora perché non lo fai subito come hai fatto con la mamma? La mamma ha avuto fortuna. Lei è morta velocemente. Ma tu... tu soffrirai per quello che mi hai fatto passare in questi anni. Tu... e questa cosa che hai lì dentro. Nessuno è così insensibile. Sta zitta. Zitta, non ti sente nessuno. Così va molto meglio. Sta ferma. Adesso preparati a soffrire. Desidererai di non essere nata. Vuoi dirmi qualcosa, sorellina? Che cosa c'è? Vuoi che ti vada a prendere carta e penna per scrivere?
Comunque non puoi usare le mani, giusto? Deve essere difficile sentirsi così impotenti. Adesso puoi capire come si sente una persona privata della sua vita. Ti concedo l'occasione di parlare. Perché non mi ammazzi una volta per tutte? Falla finita, uccidimi! Ma io non ho fretta. Tornata, grazie, arrivederci. A quanto pare ci sono buone notizie, eh? Sì, ero così nervosa, questa storia mi stava distruggendo. Adesso non hai più niente di cui preoccuparti. Quindi rilassati. Sarei più tranquilla se Ines fosse arrivata. Dovrebbe essere già qui, no? Ma è in ritardo di quanto? Mezz'ora? Sì, ma dopo quello che Diana ha fatto a Ines, ho sempre paura che lei cerchi di fare del male anche a Ines. È tutto qui. Se sei preoccupata, telefonale. Sì, hai ragione. Almeno mi tranquillizzo. Esattamente. Hai sete? Ne vuoi? La bevo io. Guarda, ti stanno già cercando. Fammi vedere chi è. No. Oh. Il guaio è che non ti troveranno in tempo. Che peccato. Bene. Così non ci disturberà più nessuno. Perché mi stai facendo questo? Ti prenderanno, verrai arrestata e passerai il resto della tua vita in prigione. Ma sarò molto felice perché mi sarò vendicata di te. Questo mi basta. Spero che tu muoia di solitudine. Tu non mi vedrai morire. Io invece vedrò morire tutti quanti voi. Tu, il tuo caro Joao e questa creatura che hai qui dentro. Ha spento il cellulare, non è normale. Calmati, forse ha la batteria scarica. Quante volte accade che rispondi al telefono e la batteria si scarica? Può succedere. Sì, va bene, però... Isabel, capisco che starai tranquilla solo quando Ines risponderà al telefono. Ma diamole tempo. Se entro mezz'ora non riuscirai a parlarle, chiameremo Joao, d'accordo? Dai. Come puoi essere così malvagia? Ti meriti questo e molto di più. E credo di essere fin troppo gentile con te. Chissà se qui ci sono ancora i coltelli da cucina di Riccardo. Ho un'idea migliore. Credo che ti piacerà. Ti è sempre piaciuto truccarti. Quando troveranno il cadavere di mia sorella, voglio che lei sia bellissima. Sta ferma! Stai ferma! Non vorrai che il rossetto sbagli. Ferma. Sei bene. È troppo strano, Jamie. È un giorno che non la vedo e non la sento. Non è normale per Ines. Hai chiamato di nuovo? Sì, ho provato un minuto fa. È tutto il giorno che provo, ma niente. Il cellulare è sempre spento. E Joao, hai provato a chiamarlo? Ho chiamato, e anche lui non risponde. Se lui è in ospedale, è normale che non risponda. E se non ci fosse? E se a loro fosse successo qualcosa? Isabel, tranquilla, se fosse successo qualcosa ci avrebbero avvisati. Ne sono certo. Sì, d'accordo. Io non lo so, se Diana non avesse fatto quello che ha fatto, magari sarei stata molto più tranquilla. Ma davvero credimi, adesso ho sempre il cuore in gola. Ok, dimmi una cosa.
Chi hai chiamato per ultimo, Ines o Joao? Ines. Allora chiama Joao. E se lui risponde, chiedigli scusa, ma digli che sei molto preoccupata. Se è tutto a posto, non vedo il problema. Chiamalo. Va bene. Speriamo che adesso risponda. Su, calma. Pronto, Joao? Ciao, sono io. Scusami se ti disturbo, ma è a causa di Ines. Vedi, lei ancora non è venuta al ristorante, non ha chiamato e siamo preoccupati. Come non è venuta al lavoro? Io l'ho lasciata la macchina, stava venendo lì. Isabelle, io sono in ospedale. Certo, proverò a chiamarla, appena so qualcosa di nuovo ti richiamo, va bene? Certo, un bacio. Wanda, ho bisogno di uscire, mia moglie è incinta. Siamo usciti insieme, ma lei non è mai arrivata al lavoro. Ma ha provato a chiamarla. Ah, il telefono spento. Mi faccia un favore. Chieda al dottor Rodriguez di contattare la moglie del paziente morto per arresto cardiaco. Io non sono riuscito a parlarci, purtroppo. Certo, non si preoccupi. Spero vada tutto bene con sua moglie. Certo, grazie. Credo che sia un maschio. Deve essere identico al padre, meno male che morirà prima di vedere la luce del sole. Così non soffrirà. Parlami, dai, dimmi qualcosa. Guardami! Dimmi qualcosa. Di che sono una buona sorella. Avanti, dillo, ti faccio un buco in faccia! Ti diverti alle mie spalle? Da quanto tempo non sente sua moglie? Da stamattina, quando siamo usciti insieme. Ed era tutto normale? Non ha notato nulla di non strano? Non ha notato niente di strano, gliel'ho detto. Noi abbiamo più di un motivo per credere che la sorella di mia moglie, Diana, possa essere coinvolta nella sua sparizione. Sa dove abita la sorella di sua moglie? So che al momento vive a casa di un'amica. Buonasera. Ciao, Manuel. Ciao. Buonasera. Allora si sa qualcosa. Stavo giusto spiegando che sospettiamo di Diana e che lei è ospite a casa di Katarina. Sì, ma credo se ne sia andata oggi. E sa dove è andata? Non ne ho idea. Sì, ma Katarina potrebbe sapere qualcosa, no? Sarà meglio parlare con lei. Sa il suo indirizzo. L'accompagno io, venga. Vengo anch'io con voi. Chiamami appena sai qualcosa. Di nuovo lo stesso incubo. Non è possibile. Hai appetito? Hai sete? Scommetto che hai sete. Hai sete o non ne hai? Non riesco a sentirti. Allora, hai sete o non hai sete? Rispondi, hai sete o non hai sete? Ho sete. Allora bevi. Bevi. Pensa solo che tra poco non avrai più sete. Anzi, non avrai più niente, punto e basta. Ma andiamo con calma. Con calma, non ho nessuna fretta. Non ho appuntamenti per i prossimi giorni. Posso restare qui e guardarti morire di sete. Comodamente. Chi è? Joao.
Ciao, Katarina. Scusa se veniamo senza avvisare, ma ci serve il tuo aiuto. Che cosa è successo? Ines è scomparsa. Ma Diana non vive più qui. L'ho cacciata di casa. E lei sa dove è andata? No, non mi ha detto niente. Mi dispiace non potervi aiutare. Se ti viene in mente qualcosa, per favore, chiamaci. Certo. Katarina, va tutto bene? Sì, è tutto sotto controllo. Se ti ricordi qualcosa su Diana, avvertici. Certo. Ciao. Non lasciarmi parlare da sola, non essere maleducata. Io non ho sonno, quindi neanche tu devi averne, chiaro? Apri gli occhi. Apri gli occhi, parlo con te. Apri gli occhi, stupida. Ti ho detto di aprire i tuoi dannati occhi, hai capito? Apri gli occhi. Ecco. Aprili, aprili. Su, apri quegli occhi, sto parlando con te. Apri. Ecco, così. Così va meglio. Hai fame? Ho portato latte e cereali per questi giorni insieme. La polizia ti troverà, Diana. Ne dubito. La polizia ci cercherà in posti abbandonati. Sono certa che sorveglierà tutte le uscite da Lisbona, ma nessuno penserà a questa casa. Come puoi odiare persone che sono del tuo stesso sangue? Voi mi avete abbandonata. Non mi avete cercata. No, non è vero, Diana. Non ti permettere di negare quello che mi avete fatto. Perché posso perdere la pazienza e finirla con te, è chiaro? Quanta chincaglieria. Che chiavi sono? Sono le chiavi di casa di Riccardo. Ormai non funzioneranno più, sicuramente avranno cambiato la serratura. Però non riesco a separarmene. Lui ti voleva molto bene. Anch'io. Pronto, Joao? Credo di sapere dove è andata Diana.
Aspetti. Lasciatemi passare. Calma. Mia moglie potrebbe essere lì dentro e non sappiamo come sta. Primo, non sappiamo se è davvero lì. Secondo, se ci fosse, non sappiamo in che condizioni è. Dobbiamo agire con cautela, perché qualsiasi azione avventata potrebbe essere fatale. Sì, capisco. Che bastardo. Maledetto. Joao doveva venire a rovinare la festa. Guarda, mi sto parlando con te. La mammina non ti ha insegnato l'educazione? Stupida. Ma non finisce così. Loro non mi prenderanno mai. Perché se lo faranno, tu non uscirai viva da qui. Ora chiamo il tuo caro Joao per spiegargli le regole del gioco. È Diana. Sì. Ciao, Joao. Sì, ho la tua cara Ines. È viva. Per il momento. Se non convinci la polizia a procurarmi una macchina per farmi andare via di qui, la tua cara Ines muore.